Paolo. Orazio. Età. 31. 35. Professione. Istruttore del metodo VTA. Massofisioterapista e personal trainer. Descriviti con 3 aggettivi. Curioso, creativo e risoluto. Determinato, curioso ed empatico. Da 1 a 10, quanto ti soddisfa la tua professione? 8. La simbiosi tra terapista e preparatore atletico, sicuramente 10. Quando hai scoperto la VTA e quando sei diventato istruttore? Scoprì la VTA nel 2014, partì dalla Sicilia e andai in Veneto e nel 2015 mi preparai il mio primo esame. Ho scoperto la VTA nel 2015 e sono diventato istruttore nel 2018. Cosa hai pensato mentre frequentavi il tuo primo corso di formazione VTA? Sgranai gli occhi, vidi tante meraviglie e scoprì finalmente che avevo trovato la chiave di volta nei miei allenamenti. Ecco la svolta. Finalmente un corso capace di rivoluzionare le mie false certezze, le mie qualità professionali ed il mio modo di allenarmi. I corsi VTA, soprattutto il primo, creano un caos al tuo interno e rivoluziona, in positivo naturalmente, la tua vita professionale. Cosa facevi prima di diventare istruttore VTA? Beh, alla luce delle mie conoscenze e competenze attuali, credo che mi prendevo in giro, lavoravo in sala pesi. Lavoravo come personal trainer, ma non mi sentivo soddisfatto al 100% per le conoscenze che avevo maturato come professionista in un settore pieno di falsi miti e non riuscivo a trovare me stesso. Eri soddisfatto delle capacità e competenze che avevi sull'allenamento fisico prima di conoscere la VTA? No. No. Perché? Cosa ti mancava? Perché mancavano i principi cardine che l'Accademia insegna, quelli che sono la postura, la mobilità e la biomeccanica. Sentivo dentro di me di avere del potenziale, ma la pratica e la teoria non viaggiavano mai sullo stesso binario. Sono una persona sempre alla ricerca di stimoli e metodiche nuove e rivoluzionarie e perciò volevo puntare più in alto. In che cosa ti hanno cambiato lavorativamente i corsi di formazione VTA? Nella qualità, nella determinazione e nel spiegare ai miei clienti il giusto movimento, anzi il corretto movimento. In tutto. Mentalità d'approccio con il cliente, metodiche innovative e superiori rispetto alle attuali nel campo del fitness, nel settore dello sport, professionistico e non, e in quello in ambito recupero posturale post-infortunio. Ho trovato il mio mondo e il modo anche di lavorare grazie al quale posso esprimere il massimo delle mie capacità. E in cosa ti hanno cambiato caratterialmente i corsi di formazione VTA? Nella determinazione, nella disciplina, nella tenacia, nel costruire un qualcosa di buono e portarlo fino alla fine. Mettere degli obiettivi, porseli e saper fare per saper insegnare. Sicuramente nella meticolosità lavorativa e nel ricercare sempre il massimo potenziale in sé e nel proprio cliente. Voglia di formarmi ed approfondire lo studio e le tecniche per raggiungere obiettivi sempre nuovi. Come si svolge la tua giornata? La mattina lavoro principalmente con lezioni individuali e poi nel pomeriggio mi occupo semplicemente dell'allenamento VTA, del metodo. Allora, la mia giornata si divide tra sedute di massofisioterapia e recupero posturale e post-traumatico attraverso il metodo RCF, sempre della VTA Functional Training. E il mio studio professionale, dove seguo atleti e clienti con sessioni di personal training e corsi di gruppo, tutto esclusivamente con il metodo VTA. E in tutto questo cerco anche di ritagliarmi delle ore libere dove mi dedico a migliorare la mia tecnica e degli allenamenti VTA. Fai una faccia soddisfatta quando un tuo allievo esegue bene gli esercizi che gli insegni. Bravo. Ottimo, continuiamo così. Adesso fai la faccia di quando ti fa disperare. No, dai, mantieni meglio sta postura. Che sport hai praticato in passato? Jiu-Jitsu, cintura blu e Muay Thai. Da ragazzino atletica leggera, da adolescente ho giocato a calcio con alcune presenze in semiprofessionismo e dopo i 25 anni mi sono dedicato all'allenamento in palestra e a una piccola passione per la mountain bike. Alla luce delle tue competenze tecniche attuali sull'allenamento,
Cosa credi fosse successo se ti fossi preparato col metodo WTA quando praticavi il tuo sport preferito? Sarei diventato sicuramente un atleta agonista. Avrebbe fatto la differenza. Sicuramente avrei evitato di creare blocchi articolari dovuti al poco lavoro sulla mobilità che ai tempi non facevo. E questo, oltre a giovare alla mia postura, mi avrebbe permesso di migliorare anche le mie prestazioni atletiche, sicuramente. Avessi la possibilità di tornare indietro nel tempo, cosa cambieresti del tuo percorso formativo nell'ambito sportivo? Inizierei a studiare i principi cardine del movimento. Darei sicuramente la priorità allo studio delle catene miofasciali, la biomeccanica umana e le tecniche di allenamento per la mobilità articolare. Quante ore al giorno insegni il metodo UTIA? 22 ore settimanali tra lezioni individuali e lezioni di gruppo. Dipende dalle giornate, ma all'incirca 6 ore al giorno. Fai la faccia che hai alla tua prima lezione del giorno. Con il sorriso. Fai la faccia all'ultima lezione del giorno. Con il sorriso, ma un pochino stanco. Qual è la cosa più gratificante che provi nell'insegnare il metodo UTA? Scoprire e vedere le facce dei miei clienti con patologie cliniche come ernie, spondilodistesi, riuscire ad acquisire una sicurezza in loro, e riuscire a muoversi in totale divertimento, senza nessuna paura. Allora, sicuramente vedere i miei clienti che hanno dato il massimo per settimane raggiungere i loro obiettivi sportivi o di fitness. Questo, oltre a gratificarmi, mi soddisfa lasciandomi consapevole di aver lavorato benissimo. Raccontaci brevemente il successo più grande che hai raggiunto nell'insegnamento del metodo WTA. La mia soddisfazione più grande è stata riuscire a far acquisire o conquistare un secondo posto a un signore di 56 anni con un problema di crociato anteriore sinistro che dopo il metodo di RCF riuscì a riprogrammarlo e a farlo ritornare in gara. Se proprio devo scegliere tra un successo più grande, quello sicuramente di Barbara Martinelli, atleta professionista di atletica leggera, che dopo un grave infortunio rischiava il ritiro ed invece dopo mesi di preparazione con il metodo WTA e il metodo RCF non solo è tornata in pista, ma la scorsa stagione ha vinto 2 medaglie d'oro e una d'argento agli European Master Games di Torino. Consiglieresti a un istruttore di specializzarsi nel metodo WTA? Sì. Non solo lo consiglio, ma dico al possibile istruttore che sta guardando questo video di non perdere più tempo e iscriversi il prima possibile ad un corso di formazione WTA. Perché? Perché finalmente acquisirebbe le specifiche tecniche e scientifiche per portare avanti un buon lavoro. Semplicemente perché non esiste nulla in Europa di così completo come un percorso di formazione WTA. La meticolosità sullo studio dell'anatomia, il sistema miofasciale, gli esercizi pratici e la cura nell'anamnesi del paziente lo rendono un percorso degno di laurea. Tutti fattori importanti per un professionista nel settore fitness e sportivo. Consiglieresti ad un appassionato di allenamento di frequentare un corso di formazione WTA? Assolutamente sì, perché capirebbe tutto il lavoro che c'è dietro l'accademia. Assolutamente sì. Per acquisire consapevolezza di se stesso e superare i propri limiti. Diresti a chi frequenta un corso di formazione WTA per la prima volta? Divertitevi, siate curiosi, fate domande, non spaventatevi e continuate sempre lungo una strada corretta, che è quella che il master Emilio Troiano cerca di portare avanti dal lontano 2009. Sicuramente di svuotare completamente la mente e non abbattersi durante la fase di apprendimento degli esercizi. I corsi WTA sono duri, ma è per questo che si diventa grandi professionisti. Da 1 a 10, quanto ti senti realizzato nella tua vita professionale? 8. Attualmente 7, ma sto puntando in alto. Come ti vedi fra 10 anni? Spero di diventare docente e formatore del metodo. Un professionista affermato, felice ed in salute, capace di soddisfare tutte le esigenze dei clienti, e ovviamente spero di riuscire a creare un grande centro sportivo WTA nella città di Milano. Fai un augurio a te stesso. Paolo, sempre, sempre, sempre avanti.
Continua così, stai andando nella direzione giusta e non mollare. Fai un augurio ai tuoi allievi. Ragazzi, non vi voglio belli, vi voglio sudati. Vi auguro il meglio per la vostra mente e salute. Non mollate la pratica quotidiana. Ripetere, ripetere e ripetere vi farà diventare migliori. Saluta come saluti i tuoi allievi dopo che li hai allenati. Che il Signore sia lodato! Ottimo ragazzi, avanti così e alla prossima!